Posticipare al 22 aprile il voto delle regionali sarebbe solo un bieco calcolo politico del presidente Frattura. Accuse della sinistra 5 Stelle e Forza Italia. Sono iniziati i saldi invernali e in Molise c'è la corsa al capo d'occasione. Gli sconti partono dal 30 al 50%, ad acquistare sono maggiormente le donne. Con l'Epifania si chiudono le festività natalizie, ultime rappresentazioni oggi dei presepi viventi con l'arrivo dei Re Magi ed eventi legati alla Befana. Riparte il calcio dilettantistico di Serie D e i tornei regionali minori, Campobasso in cerca di riscatto a Monte San Giusto, Lagnone a Teramo. Buona festa dell'Epifania e ben ritrovati con l'informazione di TLT. Oggi pomeriggio a Carpinone i funerali di Domenico Tamasi, l'autotrasportatore di 52 anni con la passione per la caccia, ucciso da un proiettile alla testa proprio nel corso di una battuta al cinghiale mercoledì pomeriggio tra i boschi di Sessano. La Procura della Repubblica di Isernia ha iscritto nel registro degli indagati un cacciatore di pesche con l'accusa di omicidio colposo. Sono invece in corso le indagini della questura di Via Tiberio sull'incendio che ha parzialmente devastato alcuni locali del terminal autobus di Via Novelli a Campobasso. A domare il fuoco sviluppatosi questa notte sono intervenute 6 unità del Vigili del Fuoco. Probabili le origini dolose dell'incendio e le cause sono al vaglio degli inquirenti. Il rogo non ha fatto registrare danni a persone. E c'è ancora invece molta incertezza in politica sulla data delle elezioni regionali in Molise. Lazio e Lombardia hanno confermato il voto al 4 marzo in occasione delle politiche nazionali. Il Movimento Liberi e Uguali indica la stessa data anche per il Molise. Tuttavia si attende una decisione unanime dal Viminale. Sentiamo. Onorevole, la vostra richiesta è quella di andare al voto il 4 marzo, sia per le regionali che per le politiche. A chi invece gioverebbe andare al voto in aprile? Semplicemente a chi vuole fare un accordo con Forza Italia anche alle elezioni regionali, quindi al Partito Democratico e segnatamente al Presidente della Giunta Frattura, che diciamo, non si rassegna all'idea di un'eventuale rottura con Aldo Patriciello. Il tema è che non è un mero bieco anche calcolo politico il cui prezzo non può essere scaricato sui cittadini molisani. Un eventuale voto posticipato rispetto alle elezioni regionali costerebbe oltre 3 milioni di euro in più, 3 milioni di euro in più scaricati tutti sulle spalle dei molisani. Ci sarebbe da parte di qualche esponente politico del Partito Democratico, del centro-sinistra, l'intenzione magari di tentare la scalata al Parlamento e in caso non riuscisse ripiegare sulle regionali? La politica è una cosa seria, cioè non si può giocare così davvero con le istituzioni, con le regole, con i cittadini in una stagione anche di difficoltà economica come questa e prendere a schiaffi magari quelli che hanno delle difficoltà economiche, che vanno a protestare ogni martedì sotto la sede del Consiglio regionale, ai quali si dà sempre la risposta c'è un problema di risorse. Poi invece quando la politica deve aggiustare i propri calcoli di bottega, le risorse miracolosamente escono. Basta, davvero basta. I molisani possono essere sicuri, stare sicuri che si voti il 4 marzo? Purtroppo no, ma non dipende né da Liberi Uguali, non dipende dall'Ulivo 2.0, dipende purtroppo dal Presidente della Giunta regionale che con decreto ha questo potere. Oggi lui accampa scuse e pretese, la realtà è un bieco calcolo di natura politica. I cittadini molisani questo lo devono sapere, lui se ne assumerà davanti a loro la responsabilità. Domani a Roma invece si riunirà l'Assemblea Costituente Nazionale del Movimento Politico Liberi e Uguali per avviare la campagna elettorale con la priorità proprio di sostenere una proposta politica di sinistra alternativa al PD, al centrodestra e al Movimento 5 Stelle. L'obiettivo è quello di garantire una rappresentanza in Parlamento che si riconosca proprio nella storia e negli ideali del socialismo e della giustizia sociale. Delegati del Movimento partiranno anche da Molise e Abruzzo.
E circa un possibile slittamento ad aprile delle elezioni regionali, il coordinamento di centrodestra ritiene invece che una simile eventualità rappresenti una ferita istituzionale, politica ed economica ai danni dei cittadini e del sistema democratico. Ridare quanto prima la parola agli elettori significa quindi non solo difendere il diritto costituzionale, ma soprattutto rispettare i molti comuni che attendono ancora i rimborsi e i costi sostenuti nelle precedenti elezioni del 2011 e del 2013. Cambiamo decisamente argomento perché sono iniziati i saldi invernali anche in Molise. La corsa al capo scontato è avviata, i negozi stanno preparando e sperano di poter avere buone opportunità di vendita proprio grazie agli sconti che vanno dal 30 al 50% per questo primo inizio. Vediamo. Anche in Molise è cominciata la corsa al capo scontato e con l'inizio della stagione dei saldi le famiglie spenderanno qualcosina in più rispetto allo scorso anno. Questo almeno secondo i dati emersi dalle ultime indagini sulle spese dei consumatori. Nello specifico in Italia si acquisterà il 61,9% contro il 58,5% dello scorso anno. Le persone acquisteranno nello specifico maggiormente capi di abbigliamento, calzature, accessori e biancheria intima. In prevalenza anche per questo anno le donne si confermano più numerose nella corsa al saldo. Ma dove saranno effettuati gli acquisti secondo i cittadini, quelli abituati ai locali di fiducia? Presi d'assalto però saranno anche i centri commerciali e i franchising di abbigliamento e intimo low cost. Da tener presente anche che per poter fare i saldi i negozi devono e dovranno rispettare alcune regole, ad esempio il prezzo originale di ogni prodotto in saldo dovrà essere sempre indicato in modo chiaro ed inequivocabile vicino alla percentuale di sconto e al prezzo scontato. Inoltre le merci in saldo dovranno essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo da non essere confuse. Nel periodo dei saldi inoltre occorre prestare molta attenzione alle reali opportunità di risparmio, fare una valutazione del rapporto qualità-prezzo e ricordare sempre che la riduzione dei prezzi non comporta però una diminuzione dei diritti di chi compra. Seguendo alcune regole semplici infatti si potrà evitare di fare brutte sorprese. È importante inoltre conservare sempre lo scontrino anche dopo aver acquistato in questo periodo, perché se un capo è difettoso si palesa dopo l'acquisto, anche nel periodo degli sconti la legge garantisce all'acquirente il diritto di cambiare la merce. Notizia dell'ultima ora, il Tribunale Amministrativo del Molise si oppone alla realizzazione del mega palazzo in via Cardarelli a Campobasso, sul terreno dove attualmente si trova l'ex cinema Ariston. I giudici del TAR hanno confermato l'illegittimità del titolo edilizio di trasferire la struttura in un mega condominio a 9 piani in pieno centro cittadino. L'annullamento del titolo potrebbe a questo punto bloccare l'abbattimento dell'ex cinema e di tutta l'operazione immobiliare e urbanistica a ridosso del centro storico del capoluogo. Il centro di raccolta rifiuti differenziati di Termoli invece resterà chiuso fino a tutto il mese di febbraio con un'ordinanza del sindaco Angelo Sbrocca. Il serio rischio infatti è quello di vedere con il trascorrere dei giorni abbandonare i rifiuti ingombranti e speciali all'ingresso della struttura comunale di via Arti e Misteri. E una Befana all'insegna delle calze e della biodiversità in Molise, appuntamenti per i piccoli con i vigili del fuoco e carabinieri forestali. Vediamo. Per i bambini che durante l'anno si sono comportati bene, una calza ricca di dolci, caramelle, frutta secca o giocattoli, al contrario per i più birichini, carbone o aglio, a chiudere le festività natalizie e l'Epifania. La Befana, una vecchina su una scopa consumata, è impegnata a dispensare calze ai più piccoli. A rinnovare la tradizione del suo arrivo anche quest'anno il personale dei vigili del fuoco del comando di Campobasso, già ambasciatori UNICEF, pompieri impegnati in manifestazioni nella piazza municipio e nella sede centrale del comando del capoluogo molisano, in piazza Vittorio Veneto a Termoli e alla chiesa di San Giacomo a Santa Croce di Maiano. Una rinnovata emozione per i vigili del fuoco e tanta gioia tra i bimbi presenti agli eventi. Benissimo, fa un po' caldo per il periodo. Difatti l'attesa non ci ha deluso, diciamo. Tante caramelle e carbone. Vicino ai bambini, vicino alla cittadinanza, noi siamo sempre disponibili e a disposizione di tutti.
ed una Befana diversa, quella proposta oggi dai carabinieri forestali che hanno portato la biodiversità in corsia. Nel reparto di pediatria dell'ospedale di Isernia una giornata speciale di educazione ambientale e solidale per avvicinare bambini e personale sanitario proprio alla biodiversità. Ad essere forniti elementi per prevenire condotte che mettono in pericolo ambiente e salute. Vivere la natura anche attraverso dei doni in legno, consegnati da cani antiveleno del nucleo cinofilo. Anche Ripa Limosani celebra la giornata dell'Epifania con un appuntamento ludico e un momento musicale. Dalle ore 18 la tradizionale tombolata di beneficenza. A seguire le voci del coro polifonico Ripa e Cantores, diretto dal maestro Carmine Mascitelli, a portare un augurio per il nuovo anno nella chiesa di Sant'Antonio. E anche a Campobasso la Befana ha fatto la sua comparsa. Questa mattina infatti si è calata dal municipio di Piazza Vittorio Emanuele per portare caramelle e tanta allegria a tutti i presenti. Sentiamo. L'Epifania che tutte le feste porta via è arrivata e questa notte tutti i bambini del mondo hanno aspettato con grande attesa l'arrivo della Befana con un sacco pieno di calze con dolci per i bambini buoni e carbone per quelli cattivi. Questa mattina però il lavoro dell'Arzilla Vecchietta non è finito qui e anche a Campobasso c'è stato il tradizionale volo annuale della Befana dal comune di Piazza Vittorio Emanuele II. Numerosissimi sono accorsi dinanzi al comune per assistere allo spettacolo dell'Epifania. La Vecchietta chiamata dai Piccini con la sua scopa si è calata dall'alto palazzo e ha donato caramelle a tutti i presenti. Genitori, nonni, zii e ragazzi non si sono fatti scappare la discesa della dolce nonnina con la sua scopa per salutarla e aspettarla per il prossimo anno. Ma noi partiamo sempre da una base di passione nei confronti dei bambini. Noi adoriamo farli felici in qualsiasi momento della loro vita. In queste occasioni ci facciamo sentire un po' di più, ci piace anche a noi fare rumore e portare un po' di festa in piazza. La Befana è una ricorrenza molto sentita come quella di Santa Barbara, ma questa, se Santa Barbara è dedicata a noi, la Befana la dedichiamo ai nostri figli poi allarghiamo ai figli degli amici, dei conoscenti e a tutta la cittadinanza. In tutta Italia nel giorno della Befana c'è una Befana dei Vigili del Fuoco che scende da un castello, da una chiesa, da un comune per portare qualche dono, una caramella che simbolicamente porta felicità ai bambini nostri. Che ti ha portato la Befana quest'anno? La calza. Che c'era nella calza? C'era i cioccolatini e le caramelle. Allora, questi bimbi che si sono persi. Ti ha portato la Befana quest'anno? La calza delle faccine. Che c'era dentro? Delle caramelle. Senti, ma ti piace la festa della Befana? Sì. Che dolcetto preferisci? Le monete di cioccolato. Senti, ma insomma è stata buona, è stata brava la Befana quest'anno? Sì. Hai fratelli o sorelle? Un fratellino. Anche a lui ha portato qualcosa? Sì, molti dolcetti. Che ti ha portato la Befana? I dolci. Era grande la tua calza? Sì. Senti, ma anche gli altri anni è stata buona la Befana? Sì. Senti, ma chi preferisci di più, la Befana o Babbo Natale? Tutte e due. Questa sera e domani alle 18.30 al Teatro Il Loto di Ferrazzano gli ultimi spettacoli di Moby Dick, La bestia dentro, tratto da Melville, adattamento e regia di Davide Scacco, musiche di Giuseppe Moffa. E con l'arrivo dei Re Magi chiudono oggi in regione proprio le rappresentazioni dei presepi viventi, curati con passione nel rispetto delle tradizioni e spesso conditi da modernità. Vediamoli. Rappresentazione della nascita del Bambin Gesù anche oggi a Campobasso, l'appuntamento con l'arrivo dei Magi in serata nell'atrio dell'ex Scuola d'Ovidio di Via Roma. L'iniziativa, giunta alla sua 10ª edizione, è stata promossa dal Comune di Campobasso e curata dall'Associazione Città Viva. Tra luci e scenografie suggestive, spazio ad antichi mestieri e a frammenti di vita quotidiana, storie di accoglienza per unire idealmente il passato al presente, l'ingresso e l'uscita per assistere alla manifestazione in Via Roma. Presepe vivente anche a Montenero di Bisaccia, l'evento alla sua 34ª edizione torna ad allietare la cittadina oggi e domani nelle suggestive grotte arenarie curato dalla Proloco Frentana.
Arrivo dei Re Magi sempre oggi sia a Castelmauro che a Rocca Mandolfi, promossa dalla Proloco la 31esima edizione del Presepe Vivente pure a Guardialfiera nel borgo di Piedicastello. Il visitatore è immerso nella Betlemme del 2000 attraverso 30 scene e 140 personaggi. Ed ancora oggi 150 figuranti in scena a Termoli a far rivivere dopo 20 anni la Natività le sorelle francescane della Carità, custodi del Santuario della Madonna delle Grazie e luogo della rappresentazione. Al Museo dei Misteri di Campobasso chiuderà i battenti invece domani la mostra dei presepi di Giovanni Teberino. L'esposizione dal titolo I Misteri del Natale ha registrato una grande partecipazione. E proprio Giovanni Teberino, all'assessorato alla cultura della regione Molise, ha inteso proprio conferirgli un riconoscimento, un premio per la capacità di promuovere, attraverso proprio la sua associazione Misteri e Tradizioni, la peculiarità molisana in grado di coinvolgere sempre più appassionati dell'arte presepale. Per gli amanti della musica invece comunichiamo che riprenderà domani pomeriggio a Campobasso la 48esima stagione dei concerti degli Amici della Musica. L'artista Sala Celardo alla chitarra si esibirà alle ore 18:30 nei locali della ex Gilli via Milano di Campobasso. In programma opere di Merz, Castelnuovo, Tasman e Regondi. Terza rassegna, il Teatro della Musica dei Dopo Lavoro Ferroviari, sempre domani alle ore 18 a Campobasso. Sul palco aprirà la nuova stagione il gruppo Sinfonie Ensemble. Prossimo appuntamento previsto per sabato 13 con Lalo Cibelli. E rimaniamo sempre con gli appuntamenti musicali e comunichiamo che il gruppo etnico musicale Il Tratturo invece chiuderà alle ore 19 le manifestazioni natalizie di Venafro con un concerto nella chiesa dell'Annunziata. Verranno proposti canti popolari a tema religioso attraverso anche il suono di strumenti antichi come quello della zampogna. Vediamo adesso insieme le prossime previsioni del meteo. Tempo stabile e privo di particolari corpi nuvolosi oggi sul Molise, prevalentemente stellato dalla sera. Le temperature sono previste tra la minima della notte di 5 gradi a Campobasso e la massima di 15 a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, poco mosso il medio adriatico. Domattina sulla regione debole nuvolosità di passaggio, valori climatici stazionari, venti meridionali. Apriamo adesso le nostre notizie dedicate allo sport con il calcio di Serie D, Girone F. Ricordiamo proprio che prende il via domani pomeriggio il girone di ritorno nel calcio di Serie D. Infatti Campobasso e Olimpia Agnonese entrambe saranno in trasferta. Fischio d'inizio alle ore 14:30. Fabriano, Francavilla, Jesina, Vezzano, Monticelli, L'Aquila, Nero, Stellati, Castelfidardo, Pineto, Matelica, San Giustese, Campobasso, Vastese, San Marino, San Nicolò, Olimpia, Agnonese, Vispesaro, Recanatese. Per una classifica che vede in testa il Matelica, 44 punti, Vispesaro 40, Vastese 37, Avezzano 29, San Giustese 27 punti, Pineto 26, L'Aquila 25, San Marino e Francavilla 24, Castelfidardo 22, Campobasso 21, Olimpia Agnonese e Jesina 18 punti, San Nicolò 15, Monticelli 14, Fabriano 13, Recanatese 12, chiude Nero Stellati a 7 punti. Invece i lavori di adeguamento dello stadio Contrada di Selvapiana a Campobasso dovrebbero terminare nella prima metà del mese di marzo. La capienza dell'impatto sportivo sarà portata a 7.500 spettatori. Inoltre sono previsti seggiolini in plastica in curva nord, il rifacimento dell'impianto antincendio elettrico e dell'illuminazione.
Riprende anche il calcio regionale, infatti al giro di boa di eccellenza e promozione in questo fine settimana. Vediamo. Boiano Spinete, Campobasso 1919 Termoli, Frentania Guglionesi, Isernia Gambatesa, Olimpia Ricci Allife, Sesto Campano Campo di Pietra, Trepini Matese Venafro, chiude Vasto Girardi Vulcania. In promozione Baranello Sant'Eliana, Carovilli Rocca Sicura, Cliternina Casalnuovo, Comprensorio Vairano Roseto, Pietramonte Corvino Castelmauro, Ferrazzano Chieuti, Termoli 2016, Molise e Ururi Matese. Per la penultima giornata invece del campionato di A2 femminile di pallacanestro, il quintetto di Campobasso si recherà domani pomeriggio a Palermo, palla 2 alle ore 15:30. In campo maschile invece il Venafro incontra a domicilio la Luis Roma, il fanalino di coda Isernia invece viaggerà alla volta di Cagliari. Con questo è veramente tutto, l'informazione di TLT termina qui, io vi faccio ancora tanti auguri e vi auguro un buon proseguimento di giornata, sempre in nostra compagnia. Arrivederci.